Amici di Pio Toscana, buongiorno e bentornati nella nostra rubrica Perché grani antichi. Oggi vi parleremo di un grano particolare. Stiamo macinando questo tipo di grano. È un grano, come vedete, dal chicco molto allungato, dalla spiga molto grossa, con dei lunghi baffi. Di cosa stiamo parlando? Beh, del grano Khorasan o Camut. Spesso sorge questo interrogativo, ma quale differenza c'è fra queste due parole? Beh, se voi andate al supermercato ed acquistate un pacchetto di farina Camut, potete notare che a margine della parola Camut c'è una R con un cerchiettino, ad indicare che quello è un marchio registrato. La farina Camut non ha origine da una varietà di grano che si chiama Camut, ma è semplicemente un marchio. La farina Camut ha origine da un grano che si chiama Khorasan. Probabilmente avete sentito anche la storia, della farina Camut, di questo, aviatore statunitense che va in missione in Egitto, trova nella tomba di un faraone alcuni chicchi di questo grano, lo porta nel Montana, semina questo grano, dal quale poi piano piano così esce una piantagione e da lì si forma questa particolare varietà di grano, che oggi è famosa in tutto il mondo grazie a una bella campagna di marketing. Qui non siamo in America, a noi piacciono le storie, ma piace di più la realtà. Noi perché oggi vogliamo parlare della farina di grano Khorasan? Perché è una farina molto bella, molto particolare. Parliamo di un grano italiano? Probabilmente no. Parliamo di un grano americano? Assolutamente no. Il termine Khorasan si riferisce a una particolare regione dell'Iran. C'è una regione dell'Iran che si chiama Khorasan, che letteralmente significa baciata dal sole. Probabilmente da lì che così deriva, è nata questa varietà di grano, che in Italia si coltiva già da così, al tempo degli Etruschi. Viene chiamato qui da noi anche grano etrusco. Se scendete un po' nell'Italia meridionale, si parla di questo grano come Saragolla, in Lucania, in Puglia. Questo perché abbiamo voluto fare questa precisazione? Beh, perché il nostro desiderio è che il consumatore finale, che ha il diritto di conoscere le cose, non sia in qualche modo fuorviato da pubblicità ingannevoli. Questa è la farina che viene fuori dal grano Khorasan, straordinaria. Ha un profumo e delle proprietà organolettiche veramente uniche, una farina molto proteica. Questo grano non viene dall'Alberta, non viene dal Canada, ma è un grano coltivato in Italia. Coltivato anche da noi qui al Podere Bello. Amici di Pio Toscana, buona giornata!